svegliato. Tra 20 minuti mi troverò buttato nella mischia e vedremo cosa ne uscirà fuori. Questo è il mio primissimo contatto con quella che molto probabilmente diventerà una delle mie macchine preferite di sempre. Sia per il concetto che c'è dietro, sia per la sua storia e la sua filosofia, che è quella dell'ingegner Giampaolo Dallara. Prima di tutto, considerate che questo signore, a poco più di 20 anni, sviluppò la Miura. Già questo per me basterebbe ad ammirarlo, l'avrei ammirato anche quando aveva 20 anni e poco più. Oggi ne ha 80, per i suoi 80 si è regalato la macchina dei suoi sogni, quella che ha sempre voluto realizzare, che aveva iniziato a realizzare già tantissimi anni fa. Oggi ci è riuscito, quindi non solo si è regalato una Miura, ma si è regalato anche un sogno vero e proprio. Per chiunque ami questo mondo è facile capire quanto possa essere importante una macchina così per un uomo così. Non ho molti dubbi che la macchina mi farà impazzire, vorrei capire fino a che punto, perché ne ho sentito parlare dagli addetti ai lavori per mesi e mesi, e quello che si dice e quello che si è detto è veramente interessante, quindi non vedo l'ora di entrare in pista e rendermene conto sulla mia pelle. Marco, io ci sono, eh? Ah, per adesso va bene. Se non ti sento te lo dico. Sì. Allora, io adesso parlerò nell'interfono con Marco Apicella, quindi il collaudatore, ex pilota di Formula 1 della Dallara stradale, insieme a Lorenzo Bicocchi. Iniziamo il giro sul landing di Nardò, poi la mollo. Sì, Marco mi sta... Oh, quanto frena! Fai terza qui? Ok. Marco mi sta dicendo che ci sta. Ho già fatto il primo turno con lui, quindi da passeggero, e posso già dirvi che è stata impressionante poi veder guidare lui, che è un artista, è stato veramente folle. Già qui al primo rettilineo entriamo oltre il 220 e Marco nell'interfono mi dice di non frenare, ma di lasciare soltanto l'acceleratore fino alla seconda, terza, fino a qui, dove freniamo forte e ci inseriamo. Ho adesso la macchina in versione cambio al volante, non è un doppia frizione, quindi non è velocissimo come ci hanno ormai abituato le supercar, ma basta e avanza per farti godere l'esperienza di guida. È difficile parlare perché ti sottopone a forze G che toccano il 2 in curva. Oh, quasi salta, e l'aderenza è impressionante dietro, soprattutto dietro, finché adesso le Pirelli Trofeo non prenderanno temperatura davanti. Infatti adesso mi scappa un po', e quando lui si butta a queste velocità posso fidarmi solo perché vedo lui, davanti farlo, altrimenti non mi verrebbe mai in mente. Ma se può farlo lui con la macchina senza il pacchetto aerodinamico, vuol dire che teoricamente la mia dovrebbe farlo con più semplicità. Lui tra l'altro sta guidando una macchina con il cambio manuale, è difficile, la pista è veramente dura, meravigliosa, ma difficile. Non è semplice capire e interpretare le traiettorie, ma per fortuna ho Marco davanti. Ma un po' meglio. Sì, mi sta chiedendo se le gomme sono entrate in temperatura, adesso mi scartano un po' meno e comincio ad apprezzare meglio la dinamica della macchina. Aerodinamicamente è terrificante. Credo di aver capito che l'aerodinamica si attivi, si inneschi già verso i 60 all'ora, quindi parliamo di velocità lontanissime da quelle che stiamo raggiungendo adesso, quindi ora l'aerodinamica lavora benissimo e si vede, si sente. Qui Marco mi detta le marce da usare e da quello che io avrei fatto di mio stiamo utilizzando una o due marce più di quello che mi verrebbe naturale fare, quindi per cosa questo? Per farmi... acceleriamo tutto, 400 cavalli, 870 kg mi sembra,
portanza alla massima velocità quasi pari al peso della macchina, quindi potenzialmente la macchina alla sua massima velocità potrebbe viaggiare appesa al soffitto. Qua rimani quarta, giusto? Terza, ok. Ha una gran coppia che sposta un peso piuma e quindi non ha bisogno di tenere alte le marce. Possiamo affrontare tutte queste curve non scendendo mai sotto la terza, che usiamo solo nelle curve più strette. E poi Marco mi invita a usare anche la quinta e la sesta in curve dove io non sarei naturalmente portato a pensare di usare una marcia così alta, ma la macchina davvero non ha... Sì, già ho sentito. Marco mi sta dicendo che iniziamo a fare le curve un po' più forte per apprezzare di più l'aerodinamica. Adesso appoggia bene, Sì, ora le gomme anteriori, le Pirelli Trofeo, fanno il loro mestiere e la macchina inizia ad avere dei limiti veramente, veramente elevatissimi. La fortissima deportanza che ha mi tiene attaccato dove un'altra macchina probabilmente decollerebbe, e la stessa cosa succede sulle curve molto larghe che io adesso provo a impostare un po' come fa Marco, un po' sbagliando apposta, per vedere se quanto la macchina ha spazio per errori. Ok, adesso rallentiamo. Ok, rallentiamo, mi dice Marco, facciamo un... adesso che morde davanti da passeggero sembra che sta a un 60-70, da guidatore sembra che sta a un 30. No, e te... mamma mia. Ma mi piacerebbe guidarla su una pista che conosco bene. È terrificante, da passeggero ho fatto tre giri con il collaudatore ufficiale Marco Pisella, ex pilota di Formula 1, che insieme a Lores Bicocchi hanno sviluppato la Dallara Stradale, e da passeggero sembrava che stesse sfruttando più o meno il 60% della macchina. Da guidatore alla stessa velocità, un po' meno, sembrava che stessi sfruttando il 30%, quindi c'è un potenziale che non si sfrutterà. Uno come me, uno come voi probabilmente non sfrutterete mai. Uno come Marco Picella ci arriva vicino, nel senso che la macchina è veramente difficile da sfruttare del tutto, ha un potenziale. Poi sulla mia c'è anche il pacchetto aerodinamico più esasperato, mentre sulla sua no, vuol dire che io perdo il rettilineo circa 15 km orari, ma in deportanza poi in curva ho molto più carico dietro. Con le Pirelli Trofeo ci vuole un po' entrare in temperatura, ci ho messo due giri a velocità media e davanti tendeva a perdere un attimo. Quando hanno cominciato a prendere grip è infinita, è veramente infinita. Adesso rientriamo, facciamo un altro turno, e peccato che non conosco la pista, che è meravigliosa. C'è un punto dove si scollina che si vede, sembra di andare a finire dentro il mare, e si arriva a velocità importanti. La cosa che mi ha stupito di più è che si usa una o due marce più di quello che il cervello ti suggerirebbe, e lei sta nel pieno delle sue competenze, quindi è una macchina per professionisti, una macchina super tecnica che può essere capita o dai super appassionati o dai piloti, perché non c'è altro modo di capirla. Arrivare forte tutto giù fino alla curva, fino alla staccata vera e propria, e dare giù tutto di
freno, perché tra l'altro ha un impianto frenante non gigante, ma che davvero con lo scarso peso che porta dietro riesce a fare, qui si decolla, riesce a fare grandi numeri anche in frenata. E questa traiettoria ad esempio io non l'avrei mai immaginata così, però effettivamente da qui poi si esce a cannone e la macchina è stabile a livelli incredibili. Non credo di aver mai provato una macchina che sia capace di essere così pulita e piatta in traiettoria. L'effetto macchina da corsa me l'aspettavo, era anche prevedibile, ma il center point dello sterzo, la relativa morbidezza della macchina in generale, nonostante le prestazioni incredibili che raggiunge, ci si aspetterebbe da lei che fosse molto più rigida, dura e spietata anche analogicamente con il guidatore. Invece vi posso assicurare che è una macchina piuttosto comoda e semplice ad andature umane, ma diventa un serpente quando si dà davvero dentro, e l'ho visto fare prima da Marco come passeggero. Penso che non ci siano tante macchine oggi che possono darle fastidio su un circuito come questo. Come dicevo, non è diretto in modo stressante, in modo eccessivo, ma ha un centro abbastanza aperto e questo permette alle mani di non affaticarsi anche in manovre molto molto spinte. Debole è quello, cioè potrebbe fare tanto di più sicuramente, cioè me ne rendo conto adesso che la guido, perché quando la guidavi tu sembrava già abbastanza, e invece no, invece ne ha e ne ha per chilometri. Penso che se raggiunge 2G in curva con le gomme stradali, con delle gomme da corsa, non farebbe fatica a toccare i 3, cioè parliamo di forze G laterali da monoposto, da macchine da corsa vere, e soprattutto il volante me lo pensavo molto più pesante. Io continuo a parlare sia con voi che con Marco Apicella nell'interfono, quindi ogni tanto mi sentite parlare con lui che mi dà delle indicazioni o mi chiede delle... Eccola, qui ho fatto entrare i controlli, adesso avevamo tenuto i controlli inseriti, vi dico, a queste velocità non c'è il minimo pericolo neanche di far entrare i controlli elettronici, quindi dà una sicurezza nonostante, ecco qui siamo a oltre 2,30, ci buttiamo in curvone e non freniamo fino a qui. Sentite, tra l'altro frena più forte di quello che vorrei, frena davvero fortissimo, e quando si inserisce, eccola qua, adesso mi è entrata proprio di brutto. L'ho fatta male apposta, Sì, sto dicendo a Marco che comunque recupera anche quando sbagli. L'anteriore recupera più o meno come vuoi. Sì, parlavo sempre con... Stavo dicendo a Marco appunto che è molto molto sincera e limpida nelle reazioni, e nelle reazioni oltre il controllo giusto della curva, quindi sbagliando apposta io ho lui come riferimento, quindi so perfettamente dove devo andare, e non lo saprei se non ci fosse qui davanti, ma cerco di forzare apposta qualche entrata, qualche uscita per capire i limiti che può perdonare la macchina
facendo degli errori da guidatore principiante. Non è detto che chiunque compri la tallana stradale sia un gran pilota. È chiaro che sarebbe molto divertente anche per un non pilota, ma per chiunque, quando si salta lì è impressionante, per chiunque abbia piacere nel guidare una macchina così è un'auto irrinunciabile. Per chi sa cosa farne di una macchina così è un instant classic. Non ti preoccupare, Marco dice dobbiamo rientrare, giustamente. No, ho capito qualcosa, ho capito. La pista non ho capito, quella mi manca. Lo so, Marco sta dicendo che non ci servono 9 giri per imparare Nardò Handling, ma ne servirebbero 100, e ha ragione. Comunque già avere lui che ti insegna le linee giuste in pochi giri si riesce ad apprezzare. Come no? Finito con Marco Apicella il primo test in pista con la tallana stradale. Mi sono già reso conto dei limiti elevatissimi che ha, che non ho raggiunto neanche lontanamente. Ho provato invece a sbagliare apposta qualche traiettoria per vedere quanto sincera e quanto sicura è, e devo dire che anche lì è imbarazzante che una macchina stradale in pista a velocità che su strada neanche nelle più illegali gare clandestine si raggiungerebbero. E la macchina rimane sempre super stabile, super piatta, per quanto sia comunque abbastanza morbida per avere queste performance in pista. Comunque rimane molto morbida. Prima ne ho fatto prendere Marco apposta qualche tombino per farmi rendere conto di quanto effettivamente sia confortevole per essere una macchina che poi raggiunge queste performance in pista. La cosa più difficile di questo test è stato capire Nardò, l'handling di Nardò, che è una pista terrificante, velocissima, bellissima, con degli scollini che da quello che ho visto fare a questa qui mettono in difficoltà penso il 99% delle macchine sportive che sono in produzione. Questa qui no, cioè io vedevo davanti lui che praticamente guidava con una mano sola, e comunque la macchina era, una volta ho guardato il tachimetro e mi sono reso conto che da passeggero era una cosa, da guidatore mi rendo conto che vedevo lui guidare veramente mentre mi spiegava con una mano il primo giro, e dicevo stavamo andando per me. Dall'altra parte mi sono reso conto che effettivamente a quella velocità lui poteva stare con una mano sola, perché la macchina va senza ragione, cioè è folle, è veramente folle. Andiamo in strada, raggiungiamo Loris e andiamo a fare un tratto di guidato sulla costiera. Credo di poter ammettere molto candidamente che subisco da morire il fascino di questa macchina. Alcuni l'hanno criticata, continuano a criticarla per l'aspetto estetico, cosa che secondo me è folle, perché la trovo meravigliosa e soprattutto la trovo funzionale. Un fascino, un'estetica, una bellezza funzionale che è la più importante, quella fondamentale che può esistere, al contrario di come non può esistere invece una bellezza fine a se stessa su un'autovettura sportiva. È impossibile, per i miei gusti, che una macchina sia bellissima se non è anche funzionale. Quindi qualunque macchina che abbia delle prestazioni di rilievo per me diventa affascinante immediatamente. Quindi non riesco a vedere lo stile, il design di una macchina all'infuori delle sue prestazioni. Per questo la Dallarina per me è stupenda. Adesso qui entriamo. No, ma puoi andare, beh. Abbiamo fatto dei lavori con la vai. Qui c'è del pavè. Secondo me è sorprendente anche sul pavè, perché comunque se ti ricordi la pista o se vedi come prende queste curve qua, e poi la senti qua sul pavè, ti aspetti che scoppi, cioè ci sta, il pavè pure, non avere da bimba. E adesso ci dai del gas.
tanto su di giri, perché anche con una marcia più alta, infatti in pista prende, stavamo sempre più alti, prende comunque in generale tutta la dinamica che ha, ti fa dimenticare sia il cambio, la potenza, il motore, ti fa dimenticare tutto, cioè ti concentri molto più sullo sterzo, sulle sospensioni, è vero. Sull'aerodinamica. È vero. Ecco, a me piace anche farti sentire quando prendiamo un avallamento, una wave, come piace così. Quindi, proprio quando ti verte ti fa che è bella. È piattissima, però non è... angosciante, non ti fa battere i denti, cioè ha tutto il buono di una macchina. Prova a dargli un po', vai pure, fa diverso. Perfetta. Per me oggi non è stato soltanto un grandissimo onore e un privilegio poter essere qui ed essere tra i primissimi al mondo a guidare sul serio una Dallara stradale. Non è solo questo, io sono rimasto veramente affascinato dalla storia che c'è dietro l'ingegner Dallara e dietro la sua macchina, il suo sogno, perché questo è effettivamente il suo sogno. E io, come molti di voi credo di poterlo capire, creare la propria macchina come si vuole, totalmente come si vuole, deve essere la soddisfazione più grande di una vita. Poter essere al suo volante, poter capire cosa aveva in mente l'ingegner Dallara quando ha voluto sviluppare una macchina così, diversa da tutte le altre, superiore a molte altre, ma senza dubbio unica. Dunque all'esperienza di oggi va aggiunto tutto questo, va aggiunto il fatto che mettere le mani addosso al sogno di una persona così importante, non so se riesco a farvi capire l'emozione e le sensazioni che ho avuto oggi guidando questa macchina in compagnia di Marco Apicella e di Loris Bicocchi, potendo parlare tra un test e l'altro con il team di ingegneri che l'ha sviluppata. Quindi ho fatto tutte le domande che volevo, ho chiesto tutti i chiarimenti che volevo, è stata una giornata memorabile
che difficilmente riuscirò a spiegarvi con questo video, ma spero di poterlo fare con più calma e magari anche con l'aiuto dell'ingegnere più avanti. Insomma, da oggi nei miei sogni automobilistici più proibiti c'è spazio per una nuova macchina che prende il nome di Dallara Stradale ed è incredibile.